stata un'autentica sorpresa, perché conoscevo per sentito dire, naturalmente poi dopo la contatto con la realtà è un'altra cosa, l'entusiasmo, l'interesse, la curiosità, che la curiosità è una dote secondo me non completamente negativa, anzi per carità, è una molla straordinaria, che io ho trovato in questi ragazzi, a me e a mio marito Carlo Alighiero, adesso non vorrei usare una frase, il raggio di speranza, però no, lo dico invece, lo dico perché è veramente vedere l'interesse da parte di persone giovani ci consola, perché il nostro mestiere è rivolto al pubblico in generale, ma in particolare vorremmo che risvegliasse la passione, l'amore verso i giovani, perché è un modo di aprirsi alla vita con la conoscenza anche di quello che è il teatro, l'esperienza dello spettacolo, quando sono proposte naturalmente di un certo livello, insomma, il consumismo e basta, che va bene anche quello. Non ne faccio una questione di elite di una certa categoria di prodotto e là, no, va benissimo anche la risata, il divertimento, poter tirare un sospiro di sollievo quando uno si mette in poltrona a vedere qualcosa di piacevole e di divertente, quindi va benissimo. Però ci sono anche altri argomenti probabilmente più impegnativi che quando uno scopre, realizza che trovano un riscontro di interesse vero nei ragazzi, è un segnale straordinario, è bellissimo. Mi confronto al teatro, il teatro è più duro, il teatro sì, il teatro è come in questo momento, ho a che fare con voi, è un'emozione molto forte, che non si impara mai a superare, credetemi, perché voi siete una forza meravigliosa, che è quella che ci aiuta, ma siete anche qualcosa che incute un timore, una soggezione. Va bene, vi voglio bene comunque. Segnale straordinario, è bellissimo. Io qui l'ho trovato. Bravi, 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 curiosi, entusiasti. Che bello aver avuto questa iniziativa. È entusiasmante. E non ultimo, questa lunga vita, questa al culmine di questi anni, mi è capitato di trovare un premio che al quale non avrei mai creduto di poter arrivare, sinceramente, perché è bellissimo sentirsi ricompensati, qualcosa che ti è riconosciuto, è un regalo bellissimo, e questo regalo continua anche questa sera qui a Vittorio Veneto, quest'altro premio che mi viene, e alla fine credo che dirò non viziatemi troppo, però accetti, no, mi state viziando, perché poi come faccio a disintossicare?